Qui è nata la metodologia clinica perché Vincenzo Lanza, che era un caposcuola liberale, parlò al congresso degli scienziati nel tempo dei Borboni e ricordò la grande lezione di Cirillo di Cotugno. Nasce qua, qui dentro, la grande scuola, la grande tradizione medica che poi vedrà nell'insula incurabilina la supremazia di Antonio Cardarelli e del suo allievo Giuseppe Muscati. Questo è l'ospedale della pace che porti fortuna al momento difficile che stiamo attraversando. La malattia non appartiene soltanto alla storia del progresso scientifico e tecnologico, ma anche a quella dei saperi e delle pratiche legate alle strutture sociali, alle istituzioni, all'immaginario individuale e collettivo. E quindi la storia delle più importanti malattie infettive e dei rimedi più efficaci per affrontarle offre in tempo di pandemia, come vedremo, uno straordinario senso di attualità. La mostra si chiama Pianeta Pandemia, storie virali di contagi e rimedi, inaugurata ieri nella splendida sala di Santa Maria della Pace, già antico lebbrosario e storico ospedale napoletano, e proviene dal grande lavoro fatto da sempre al Museo delle Arti Sanitarie e Storia della Medicina di Napoli, che si trova nel complesso dell'ospedale degli Incurabili. Oltre 100 pannelli didascalici raccontano la storia di lebbra, peste, sifilide, vaiolo, fino ad AIDS, SARS, Ebola e Covid. Lancette per la vaccinazione usate dai cerusici, meccanismi perfetti, soluzioni e strumenti di vere e proprie rivoluzioni per la terapia farmacologica delle patologie infettive. Una mostra dal carattere scientifico e divulgativo, pronta ad offrire, soprattutto alle scuole, la grande storia scientifica di Napoli. E soprattutto, ecco la grandissima attualità, la fiducia nell'affrontare le malattie e la pandemia attuale con le soluzioni della scienza e non con le fake news e le posizioni antiscientifiche delle varie posizioni Novax. E noi vorremmo che tutti i ragazzi delle scuole di Napoli e della regione Campania visitassero questa mostra, perché devono acquisire attraverso la scienza e non le opinioni, devono allontanare da loro la disinformazione, le fake news che sono state il male peggiore di questo tempo. Non c'era luogo più indicato di questo per accogliere una mostra su pandemie e vaccini. Ed è evidente che la mostra ha uno scopo prevalentemente, diciamo, informativo, ma direi di più pedagogico. Educazione alla storia deve significare anche educazione alla scienza, perché la scienza è un pezzo fondamentale della cultura e della cultura napoletana. Quindi a breve questi luoghi si apriranno alle visite guidate per i nostri studenti. Abbiamo voluto questa mostra anche come Comune di Napoli proprio perché il tema delle vaccinazioni, della prevenzione sanitaria è un tema anche culturale, quindi è molto importante l'educazione sanitaria delle persone. Questa mostra sarà aperta alle scolaresche, porteremo molte scuole delle scuole di Napoli a visitarla proprio perché è una grande operazione scientifica ma anche culturale. È veramente una mostra molto bella e siamo molto felici di averla sostenuta e di averla anche realizzata in questa sede, l'Ospedale della Pace, che ha un valore storico importantissimo per la città di Napoli.